Potrebbe essere difficile o complicato provare a descrivere come è fatto Dio. Ma quando gli autori della Bibbia hanno riflettuto sul mistero di Dio, ne hanno costantemente descritto il carattere in questo modo: compassionevole e misericordioso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. La primissima parola usata in questa descrizione di Dio è compassionevole, o in ebraico, rakum. Questa parola appare anche come sostantivo, rakamim, o compassione. E l'aspetto affascinante è che entrambe le parole sono correlate alla parola ebraica che indica il grembo, rekem. Quindi la compassione nella Bibbia ebraica è connessa alla parte più intima di una persona. E questa parola ci induce a immaginare i sentimenti affettuosi di una madre nei confronti del suo bambino indifeso. Quindi rakum è una parola portatrice di emozioni intense. A volte è persino tradotta con l'espressione viscere che si commuovono, come nella storia di Re Salomone che incontra due donne che hanno appena partorito. Uno dei bambini purtroppo muore. Poi però entrambe le donne sostengono che il bambino ancora in vita sia loro. Per metterle alla prova, Salomone dice di tagliare il bambino in due e darne una metà a ciascuna madre. E la vera madre del bambino sentì le sue viscere commuoversi. Preferisce che l'altra donna prenda il suo bambino, piuttosto che vederlo morire. Ed è la sua compassione a rivelare che lei è la vera madre. Ma rakum non è solo una parola usata per esprimere emozioni. Implica anche un coinvolgimento attivo. E infatti questa parola è usata frequentemente proprio per descrivere quelle azioni che Dio compie che sono motivate dalle sue emozioni profonde. Come quando gli israeliti soffrono e sono oppressi in Egitto, Dio ne sente le grida ed è costretto dalla sua compassione, il suo rakamim, a salvarli. Poi, mentre gli israeliti viaggiano in un deserto pericoloso, hanno fame e sete. E Dio è rakum, prendendosi cura di loro come se fossero il suo stesso figlio. Provvede loro tutto ciò di cui hanno bisogno: cibo, acqua e vestiti, mentre li guida personalmente. Quindi non è affatto una sorpresa che quando Yahweh rivela il suo carattere agli israeliti nel deserto, inizi dicendo di essere compassionevole. Ma nonostante il rakamim continuo di Yahweh, gli israeliti si allontanano da lui ripetutamente. Rifiutano la compassione di Yahweh, promettendo invece fedeltà ad altri dei. E invece di mostrare compassione l'uno per l'altro, usano la violenza. La loro ribellione ha come conseguenza l'esilio e la dispersione tra le nazioni. È in questo momento buio della storia di Israele che arriviamo al libro di Isaia, in cui Yahweh paragona se stesso a una madre piena di rakamim nei confronti del suo piccolo. Egli dice: una madre può dimenticare il figlio che allatta o non provare compassione o rakamim per il figlio del suo grembo? Anche se lei dimenticasse, io non vi dimenticherò. Dio è pieno di compassione materna e salverà il suo popolo. E proseguendo nella lettura di Isaia, ci si rende conto che Dio lo farà, partecipando egli stesso alle sofferenze dell'umanità. Questo aspetto fa presagire il tempo in cui Gesù entrerà in scena. Egli è la compassione profonda di Yahweh che diventa umana. In greco, la parola compassione è oiktirmos. E quando Gesù abbraccia i malati e si prende cura degli emarginati, è profondamente commosso dalla sofferenza umana. Gesù paragona se stesso a una chioccia che usa le ali per proteggere i suoi pulcini dal pericolo quando riunisce le persone nel suo abbraccio. E nell'espressione massima di oiktirmos, Gesù è spinto dalla compassione a partecipare alle sofferenze dell'umanità, fino alla morte, per salvarci e avvicinarci a Dio. Ed è questa stessa vita di compassione che Gesù ci invita a imitare, lasciando che il dolore degli altri ci spinga ad abbracciare i sofferenti e a dare il nostro contributo per alleviare le sofferenze del mondo. In questo modo anche noi possiamo incarnare la compassione di Yahweh. O, usando le stesse parole di Gesù, siate compassionevoli nello stesso modo in cui il Padre vostro è compassionevole. Ora appare evidente quanto appropriato sia l'uso della parola compassionevole
nella descrizione che Dio fa di se stesso. Quindi, quando noi stessi soffriamo o vediamo il dolore degli altri, possiamo essere certi che Dio è profondamente mosso da tali sofferenze e pronto a rispondere. Egli è lì, pronto a venirci incontro, con la sua profonda compassione.